i saluti di Giustino, che sente molto l'importanza di questo manuale operativo dei diritti e di tutto quello che è alle spalle, come appena ha detto Alberto. È importante che i cittadini possano essere messi tutti nella condizione di poter godere dei diritti e di quello che le amministrazioni ai vari livelli propongono e mettono a disposizione di tutti i cittadini, specialmente di quelli che si trovano in una condizione di svantaggio. E mi sembra molto bello che nella città di Roma, e non solo, perché prima ascoltavo le presentazioni, qualcuno che si collega dal Veneto, e sono sicuro che ce ne sono anche altri tra di noi che sono collegati da altre parti d'Italia. Ecco, è bello che ci siano 200 persone che si rendono disponibili per diventare competenti, per rendere competenti le persone che hanno bisogno dei loro diritti e anche delle strade concrete per riuscire ad accedere ai propri diritti. Perché penso che tutti noi ci rendiamo ben conto che a volte è proprio il superamento tra quello che è previsto dalla legge e poi la possibilità concreta di accedere a quei benefici di legge, ecco, in quel frattempo c'è necessità di creare un ponte, che è un ponte di conoscenza, ma che è anche un ponte non solo di conoscenza del diritto, ma anche delle strade concrete attraverso cui ci si può accedere. Ma di tutto questo io credo che voi siate più consapevoli ancora di me e quindi non mi soffermo, volevo solo dirvi grazie perché state qui a spendere il vostro tempo per attrezzarvi per una risposta che non è solo così emotiva, ma che è anche fatta di competenza, di studio. Sicuramente gli incontri che stiamo vivendo poi aprono ad un ulteriore studio, ricerca, proprio su questo manuale operativo dei diritti che rimane a disposizione sempre aggiornato. E per questo vorrei ringraziare oltre a voi anche Luigi e tutta la squadra che lavora con Luigi perché tengono aggiornato questo manuale, perché lo rendono fruibile in maniera semplice e perché si rendono disponibili come oggi per darci strumenti per accederci. E consentitemi l'ultima cosa. Ecco, un ricordo al tempo che stiamo vivendo, questo tempo di guerra che ci ha lasciati spiazzati, ma che è una chiamata a stare in questo tempo. Ecco, molti stanno chiedendo, spendo una parola perché molti stanno chiedendo alla Caritas che cosa possiamo fare. Ecco, è un tempo un po' di organizzazione. Vi chiediamo di avere pazienza perché oltre alla raccolta di fondi che Caritas Italiana ha organizzato e che la Caritas di Roma rilancia a favore della Caritas dell'Ucraina, in realtà stiamo cercando di capire cosa fare, come organizzarci anche per una possibile e probabile accoglienza di persone che usciranno e stanno uscendo dall'Ucraina. Domani ci sarà un incontro di coordinamento a livello nazionale e contiamo già o domani sera o dopodomani di dare qualche informazione in più. E allora, ecco, vi chiediamo un po' di pazienza, cerchiamo di non lanciarci in cose che poi dovremmo smentire di lì a poco con l'evolversi della situazione. Quindi stiamo cercando di muoverci sollecitamente, ma anche insomma, con attenzione. Paolo, scusami, visto che mentre parlavi,
Abbiamo la fortuna, adesso chiedo a Luigi di attivare, c'è Laura Stopponi, la collega di Caritas Italiana che coordina l'ufficio Europa di Caritas Italiana che sta, e forse l'abbiamo sentita in questi giorni anche in qualche trasmissione televisiva, che sta seguendo adesso il corso e che magari ci dice qualche parola di più nei limiti proprio di un'introduzione. Siamo fortunati proprio, quindi se Luigi Grazie, riesce Alberto. Ad attivare Laura. Eccomi, sono qui. Perfetto. Sono qui. Scusate, io sto partecipando come volontaria di una parrocchia, della parrocchia di San Giuliano, quindi proprio in maniera molto umile mi pongo qua, però visto che ci sono e sto seguendo l'emergenza ucraina, e ecco, giusto per dirvi, come Caritas Italiana stiamo seguendo di ora in ora, siamo in stretto contatto con i due direttori della Caritas Ucraina e Caritas Spes. Sapete che in Ucraina c'è la Caritas della Chiesa greco-cattolica e della Caritas della Chiesa latina, e le due Caritas lavorano molto bene, sono veramente al lavoro, diciamo, giorno per giorno, perché hanno tantissime avevano già tantissime attività in corso, quindi hanno operatori e volontari attivi in tutto il territorio. Quindi noi li stiamo affiancando, più che altro sostenendo psicologicamente, perché il lavoro lo stanno facendo loro, e li abbiamo messo a disposizione insieme alle altre Caritas europei, diciamo, dei fondi per poter lavorare in questo momento. Nel frattempo stiamo anche sostenendo e in collegamento con le Caritas nazionali della Polonia, Romania, Moldavia, Slovacchia, Ungheria, perché si sono attrezzate lungo tutto il confine e hanno predisposto, diciamo, una serie di strutture, quindi hanno attivato conventi, hanno attivato tutto quello che potevano mettere a disposizione con le Caritas diocesane e parrocchiali lì presenti, proprio per offrire un'accoglienza dignitosa a queste persone. Per cui il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di informare, raccogliere da loro informazioni, capire di quello di cui loro hanno maggiormente bisogno e provare insieme agli altri, perché non sono da sola, ma siamo insieme alle varie Caritas europee, ognuno per la propria competenza, darle una mano per quello che loro possono fare. Ecco, però quello che vi volevo dire, ci sono operative, e quindi quello che noi possiamo fare in questo momento è soprattutto raccogliere fondi. Non, diciamo, Caritas Italiana almeno non raccoglie nessun tipo di generi alimentari, di vestiario e, diciamo, altro materiale, perché è complicato farlo arrivare lì, nel senso che se c'è un volontario, perché ha l'amico, perché ha il familiare, e se lo gestisce, benissimo, però noi come Caritas dobbiamo assicurarci sempre che le cose arrivino a destinazione, e questo non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare perché è logico che bisognerebbe essere lì e bisognerebbe garantire i magazzini lì, la distribuzione. Poi l'altro grande rischio che c'è in tutto questo è che voi avete, diciamo, idea di quello che sta succedendo in Ucraina e la resistenza che la popolazione sta mettendo in campo. Quindi c'è il grande rischio che all'interno di questi pulmini possono essere caricate anche delle armi, naturalmente a sostegno di queste persone. Quindi voi vi potete immaginare che come Caritas dobbiamo veramente stare molto attenti, anche perché poi ci vorrebbe una selezione delle cose che vengono mandate. Quindi diventa tutto molto complicato. È molto più semplice sostenere anche le Caritas dei paesi vicini, che possono velocemente, la Caritas Polonia hanno un canale già attivo, sono a poche, diciamo, centinaia di chilometri, per cui le cose possono fluire velocemente. Anche perché ci dicevano quelli delle Caritas locali che poi non c'è una penuria di generi alimentari, c'è solo la complicazione di andarli a comprare, di recuperarli quando i negozi sono aperti e nei momenti in cui non ci sono i bombardamenti. Ecco, quindi se vi chiedono di raccogliere generi alimentari, di bestiario, eccetera, ecco, noi ve lo scoraggiamo vivamente. Piuttosto attiviamoci sia dal punto di vista del perché succedono queste cose, quindi tutto il tema del, diciamo, che cosa, i valori, quello che il Papa un po', diciamo, ci ha sollecitato in questi giorni più volte, quindi portiamo avanti i nostri valori della pace e della non violenza, e quindi facciamo riflettere le persone su quello che sta succedendo, e dall'altra raccogliamo i fondi in modo da poterli mandare direttamente alle Caritas locali. Scusate per questa interruzione, diciamo, a voi la Laura, parola. No, grazie, ti ringraziamo molto, perché detto poi da te che
ci hai aiutato molto, soprattutto su quello che è la raccolta e tutte le chiamate che ci stanno arrivando sulla raccolta di alimenti, di vestiti. Lo so, noi cerchiamo di spiegarlo. Quindi... In tutto, io immagino per esempio la parrocchia di Santa Sofia, che vedo che sta girando molto, però mi sta arrivando da tante parti, avranno centinaia di migliaia di roba da raccolta, poi mi domando come faranno a farla arrivare lì, anche perché i bisogni delle persone oggi non sono quelli di domani, quindi noi oggi raccogliamo delle cose e domani queste cose non servono più. Che fine fanno? Dove vanno? Insomma, bisogna stare molto attenti. Grazie ancora. Allora, Luigi, ti lascio la parola. Allora, grazie Don Paolo, grazie Laura per questa importante suggestione di aggiornamento che è decisiva rispetto a quello che stiamo vivendo. Tengo conto della domanda che Grazia Serio fa e la girerò a Laura, che sarà in grado di rispondere in maniera più appropriata e opportuna di quanto debba o faccia io. Allora, provo a condividere al volo queste pochissime slide, perché Alberto ha anticipato quasi tutto, quindi mi ha tagliato favorevolmente più della metà di quello che dovevo dire. I 3 giorni saranno così impegnati, questo è uno schema di cronoprogramma, già vi ha detto di cosa parleremo, di quali aree parleremo. Oggi ci occuperemo con questa tempistica del tema parziale dell'abitare, cioè solo dei capitoli A e B. Oggi la star della giornata sarà Liliana Ciccarelli, presenterò negli altri giorni le altre star, come mi piace chiamarle, perché sono persone che dedicano tempo libero a fare un lavoro di grande precisione, di grande attenzione. Liliana farà 2 sessioni oggi, una prima sui capitoli A e B dell'area abitare, quindi in sostanza utenze e bonus legati alle utenze, e la seconda area famiglia, genitori, persone. E quando e se volete fare domande, al termine di ciascuna delle 2 sessioni avrete 2 modalità, o un intervento diretto, pigiando sul tasto reazioni in basso al centro del computer, c'è una stringa orizzontale con scritto alzare la mano e io vedrò che state chiedendo la parola e vi darò la parola e la relatrice poi risponderà alle vostre domande. Oppure più semplicemente potete scrivere la vostra domanda sulla chat e io poi mi farò carico di riferirla alla relatrice che risponderà. Non tratteremo, come già anticipato Alberto, in questa sessione, nonostante stiamo affrontando l'area della abitare, non tratteremo la parte più da core business di quest'area, cioè locazione, sublocazione, sfratti, esecuzioni immobiliari, fondi, altro, perché saranno tutti oggetti molto articolati che verranno affrontati in un evento specifico di formazione che verrà deciso dalla direzione di Caritas Roma, la quale calendarizzerà questo evento nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportuno, e Alberto ci ha detto prossimo mese, ma insomma vedremo nel dettaglio. Per ogni proposta, suggerimento, chiarimento, critica alla fine di questa sessione, nei prossimi giorni, quando volete voi, non esitate da farci arrivare per venire il vostro feedback scrivendo a questo indirizzo centrostudi@caritasroma.it. Lo ripeto, centrostudi@caritasroma.it, e noi vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Guardate, questa registrazione di cui Alberto vi ha accennato verrà poi messa in condivisione con tutti voi e quindi avrete queste slide senza dovervi affannare a ripercorrerle o a copiarle immediatamente. Allora, io ho finito e cedo immediatamente la parola alla relatrice della serata, che è Liliana Ciccarelli, a cui do la parola. Lei è già coorganizzatrice, può collegarsi automaticamente. Allora, grazie. E sì, vediamo un attimo. Ecco qua, ci siamo. Allora, sono Liliana, vi saluto tutti, e qualcuno riesco a vederlo, qualcuno no perché siete tantissimi, ma insomma spero ci saranno poi anche altre occasioni.
Allora, la sezione, quindi, abbiamo detto, è quella abitare relativamente a queste parti. Andiamo subito nel merito della sezione dedicata alle utenze domestiche e parleremo di alcuni temi molto quotidiani che riguardano la rateizzazione delle bollette, la prescrizione, il tema specifico nell'idrico delle perdite occulte e poi di uno strumento che è quello della conciliazione che serve a risolvere una molteplicità di problematiche proprio del settore energetico. Ma allora, partiamo dalla rateizzazione delle bollette, vi sarà sicuramente capitato di dover aiutare qualcuno. E allora, la regola generale è che spesso si sottovaluta è quella di richiedere la rateizzazione quando ancora la bolletta non è scaduta, perché altrimenti è facile che dicano di no. È una regola generale, ma va distinto, diciamo, e questo lo possiamo capire dalla bolletta, se siamo nel mercato libero oppure nel mercato tutelato. Perché è importante questa distinzione? Perché nel mercato libero il contratto può prevedere anche delle limitazioni o delle condizioni particolari per concedere la rateizzazione. Nel mercato tutelato, invece, modalità e termini sono garantiti dall'autorità di riferimento. In considerazione della crisi purtroppo economica post pandemia e poi anche in concomitanza con la crisi energetica che è partita da ottobre-novembre, comunque un po' sotto traccia e sta esplodendo insomma in questo periodo, il legislatore ha previsto una regola specifica per le morosità che dovessero essere maturate nel periodo gennaio 2022 aprile 2022, e questa regola della rateizzazione si applica quindi a tutto il mercato, sia tutelato che libero, quindi anche per i soggetti titolari di bonus sociali hanno diritto ad una rateizzazione che il legislatore ha pensato in 10 rate con una minima di 50 euro e poi ha previsto questa una rateizzazione dove però la prima rata in realtà deve contenere il 50% dell'importo. Ora capite bene che potrebbe non essere così conveniente per tutti e quindi diciamo è possibile concordare un rateizzo diciamo diverso, personalizzato anche nella sede conciliativa come vedremo nella scheda poi un po' più avanti. E quindi non spaventatevi se una morosità importante che ricade in questo periodo insomma va anticipato tutto la regola generale è questa, ma in conciliazione si può fare un piano più personalizzato. La cosa fondamentale è che tutto questo scambio di proposta di rato e di accettazione deve assolutamente avvenire per iscritto, non fidatevi in alcun modo di accordi presi telefonicamente. Quindi è tutto anche semplificato e facilitato dalle stesse informazioni che si trovano nella bolletta. Ora, con la scheda A2 parliamo di un altro tema. Ora, le bollette sono quelle importanti, quelle esose spesso sono bollette di conguagli pluriennali e quindi è importante sapere che c'è stata un'importante modifica normativa che ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo per il quale è possibile chiedere i pagamenti. Per cui un conguaglio di 5 anni lo potete anche avere in bolletta, perché comunque va fatturato tutto il consumo, ma vanno pagati gli ultimi 2 anni in virtù della prescrizione. L'autorità di settore ha previsto che venisse facilitata da parte del cliente la possibilità di eccepire la prescrizione, perché attenzione, non è automatico il diritto a richiedere la prescrizione, va formalizzato in forma scritta, ma ci sono dei format proprio allegati spesso alla bolletta, va bene, che vanno compilati e inviati. Quindi ci sono dei moduli già predisposti dal fornitore. Anche qui, naturalmente, entro la data di scadenza di pagamento. Qui parliamo di bollette anche di 500, 1000 euro, insomma, non sono valori di poco conto per nessuno.
Naturalmente la prescrizione non si applica in caso di accertata manomissione del contatore o furto di energia. Questi sono casi difficili, particolari, che diciamo rispetto a cui non si applica questo diritto alla prescrizione. Facciamo un approfondimento adesso sul tema dell'IVICO. Allora, queste bollette possono essere molto pesanti, anche quelle dell'IVICO, quando vanno a fatturare una cosiddetta perdita occulta, cioè c'è stato un guasto non visibile ad occhio nudo, e quindi una perdita occulta, e quando me ne accorgo che è andata sprecata un sacco di acqua è proprio quando ricevo la bolletta. Anche qui bollette stratosferiche, quindi la prima cosa da fare è verificare se c'è stata una perdita, e come si fa a capire se la perdita è occulta, quindi non è che sgorga diciamo l'acqua, basta chiudere il contatore, basta chiudere ogni rubinetto e vedere se il contatore gira ancora. Se il contatore gira ancora nonostante tutti i rubinetti chiusi, vuol dire che c'è da intervenire. Ma nel frattempo la bolletta è arrivata, quindi bisogna contestare la bolletta segnalando che sono in corso le verifiche per una perdita occulta e chiedere da subito che questa bolletta venga ricalcolata, va bene? E considerando i metri cubi di acqua che sono stati purtroppo sprecati, quindi acqua persa e non fruita. Trovate proprio il modulo, oltre alla scheda, anche il modulo per richiedere questo che viene chiamato tecnicamente la depenalizzazione o uno sgravio, che ha dei suoi parametri specificati nella scheda, cioè il consumo registrato all'atto della riparazione, perché poi si deve riparare questa perdita e inviare le comunicazioni di riparazione, deve essere superiore almeno di 3 volte il consumo medio abituale, quindi per essere considerata una perdita oggetto di penalizzazione, quindi di forte sgravio. E poi naturalmente c'è un limite di richieste, quindi l'utente non deve aver beneficiato già di questa stessa depenalizzazione negli anni precedenti. Allora, di questi problemi, ma di molti altri, quindi un ritardo nell'attivazione, un'errata fatturazione dei dati, praticamente di tutto quello che attiene alla bolletta elettrica o del gas dell'acqua, quando abbiamo un problema possiamo accedere allo strumento della conciliazione, che è uno strumento che ha messo in piedi l'autorità di settore e che il legislatore ha considerato addirittura come un passaggio obbligatorio da tentare nell'ipotesi in cui poi si voglia invece andare davanti al giudice per contestare il proprio problema. Quindi dobbiamo un attimino imparare a conoscerlo. È molto semplice, è tutto online, è gratuito, non è necessario essere un avvocato, neanche un laureato in legge o un laureato in assoluto, è semplicemente da prendere un po' di dimestichezza con lo strumento, ma è tutto molto semplice. E la cosa fondamentale è prima inviare un reclamo all'operatore, quando parlo di operatori tipo Enel, Edison, Acea, insomma il soggetto che eroga la fornitura. Se questo reclamo non viene riscontrato oppure la risposta non ci soddisfa, allora possiamo accedere allo strumento conciliativo, che ripeto, si tratta di un incontro come quello che stiamo facendo noi, così online, ci si vede, c'è un soggetto terzo, super partes, che aiuta la persona e l'operatore a capirsi, a verificare bene cosa è successo e a tentare di risolvere la controversia attraverso poi un verbale di accordo che ha un valore di titolo esecutivo, quindi un valore giuridico importante. Dicevo, vale la pena prendere dimestichezza con questo strumento, poi magari ci direte se avete già fatto qualche esperienza in tal senso, perché i risultati sono di tutto rispetto in ordine proprio al vantaggio che i cittadini hanno. Si parla di 10 milioni di euro che ogni anno in media su una 22.000 circa conciliazioni vengono restituite
di cui la metà, 5 milioni in particolare, proprio alle utenze domestiche, quindi alle famiglie. E quando si parla di restituzioni si intende appunto bollette sbagliate, ricalcolate, ristori conciliativi per un disagio arrecato, a volte dei danni per spazio di pensione, eccetera. Quindi insomma, come vedete, poi i cittadini che hanno fatto questa esperienza insomma sono soddisfatti, e quindi insomma credo che potrebbe essere molto utile imparare ad utilizzare questo strumento. Uno strumento analogo, e questa è una piccola parentesi, lo troviamo anche nel settore delle telecomunicazioni. Anche qui una il reclamo da fare prima al fornitore, quindi alla TIM per esempio, e si svolge la conciliazione attraverso una piattaforma che si chiama Concilia Web, e i casi possono essere veramente molteplici, e qui c'è una versione addirittura semplificata rispetto a quello che abbiamo visto prima, cioè per alcune tipologie di problematiche molto frequenti, un servizio non richiesto, un ritardo nella trasloco di una linea, eccetera, allora sono addirittura oggetto di uno scambio semplificato tra le parti, senza neanche la necessità di vedersi, fissare un incontro, eccetera. Quindi anche questo ha di suo valore, e consiglio insomma di cominciare un attimino a prenderlo in considerazione. Anche qui, se le parti raggiungono un accordo, c'è il titolo esecutivo, e a differenza del settore dell'energia, nel settore delle telecomunicazioni, se le parti non riescono a raggiungere un accordo, possono chiedere proprio l'intervento per la definizione della controversia da parte dell'AGCOM, che è l'autorità di riferimento. Ora, una parte importante di del nostro incontro di oggi è dedicato, anche per l'attualità, diciamo così, del tema, ai bonus che sono disponibili nel settore dell'energia e sono descritti nella sezione B. Parliamo di bonus automatici, una grande distinzione la dobbiamo fare tra quelli che sono automatici e quelli che invece sono a richiesta della parte. Quindi i bonus cosiddetti automatici, cosiddetti sociali, sono il bonus elettrico, il bonus gas e il bonus idrico. Questi dal 2021 sono automatici, nel senso che non è più necessario presentare una domanda presso i comuni per segnalare il proprio reddito, le proprie situazioni, eccetera, ma va fatta una volta l'anno la dichiarazione sostitutiva unica direttamente sul portale dell'INPS, e attraverso un sofisticato sistema di comunicazione di banche dati, diciamo la banca dati dell'INPS si collega a una sorta di banca dati di ARERA, in realtà si chiama sistema informativo integrato, e in automatico il cittadino che ha diritto, ora vedremo quali sono i requisiti, a questi bonus se li vede applicati in fattura, d'accordo? Quindi in questo senso sono automatici. Quelli invece a richiesta, che prevedono quindi proprio l'attivazione sul bonus elettrico per disagio fisico, proprio bisogna ancora andare al comune, mentre invece su quest'altra forma particolare sul risparmio idrico si fa online, riguarda la lotta alla riduzione agli sprechi, ma lo vedremo meglio avanti. Allora, i bonus sociali, abbiamo detto, idrico, elettrico e gas. Chi ha diritto a questa forma di sconto, poi, di fattura che si è applicato secondo questi importi che trovate nella slide? Allora, le famiglie con reddito ISE non superiore a 8.265, famiglie numerose, più di 3 figli a carico, reddito annuale ISE non superiore a 20.000, titolari del reddito di cittadinanza e titolari di pensioni di cittadinanza. Naturalmente ogni famiglia ha diritto ad uno dei bonus, cioè uno elettrico, un gas e un idrico, naturalmente cumulabili.
Vi ho segnalato con questa freccetta verde che, diciamo, in considerazione della crisi energetica che stiamo vivendo, l'autorità ha previsto una sorta di bonus aggiuntivo che sarà calcolato, diciamo, tra un po', e sarà considerato come aggiuntivo rispetto al 2022. Naturalmente, quando ci saranno nuovi valori dei bonus, compreso il bonus aggiuntivo, lo trovate nel manuale, perché diciamo, è uno sforzo incredibile quello che si fa di aggiornare sempre queste schede, però è importante sapere che non sfugge all'autorità la necessità di adeguare i valori economici di questi bonus in base un po' a quello che stiamo vivendo. Allora, sul gas, il bonus in termini di valori ha un risparmio annuo di circa il 15%. Perché non vi ho messo qui l'equivalente in euro? Perché sostanzialmente non è possibile farlo, questa indicazione per euro, perché dipende questo valore da determinati aspetti, che sono la zona climatica di residenza, perché cambia il numero di persone e soprattutto l'utilizzo del gas, se lo si utilizza solo per la cultura oppure anche per cibo, acqua calda, eccetera. Ma insomma, l'impatto economico è di questa misura, 15% circa. E cosa cambia? Qui è importante capire però che per i clienti indiretti, e cioè in realtà tutti noi che abitiamo in condomini, eccetera, quindi non abbiamo un'utenza gas o un'utenza idrica con un contratto a noi testato come lo abbiamo per l'elettricità, sicuramente, no? Allora, per i clienti indiretti, come avviene l'erogazione di questo bonus? Avviene mediante una registrazione al portale dell'autorità che consente proprio di far partire una comunicazione personalizzata a tutti gli aventi e con le modalità per recarsi alla posta a incassare il bonus, va bene? Allora, un bonus particolare, siamo nel campo dell'elettrico, e che è abbastanza sottostimato, cioè sottoutilizzato, è quello per, eppure molto importante, è il bonus elettrico per disagio fisico, cioè al di là del reddito, se si ha in casa una persona che utilizza un'apparecchiatura elettromedicale, ha diritto per questo fatto, cioè per l'utilizzo di un'apparecchiatura elettromedicale che quindi consuma energia, a un bonus. La domanda in questo caso va presentata al comune di residenza, trovate naturalmente la scheda, anche l'allegato che spiega come presentare questa domanda, quali documenti presentare. Il valore dipende dal tipo di apparecchiatura, perché ogni apparecchiatura naturalmente ha un certo consumo di energia. Ma quali sono queste apparecchiature? Sono molto, alcune veramente molto molto diffuse, come materassi antidecubito, le carrozzine elettriche, le nutripompe, c'è tutto un elenco che trovate indicato dal Ministero della Salute, e gli importi su base annua possono essere anche molto significativi, cioè circa 700 euro insomma l'anno, sempre, ripeto, in base alla tipologia di utilizzo e di apparecchiatura. Proprio per richiamare la vostra attenzione su questo tema del bonus, ho trovato questi dati, che poi sono gli ultimi, fonte autorità dell'energia, che dicono quante famiglie hanno chiesto e ottenuto il bonus, i diversi bonus, e l'equivalente economico, per cui ad esempio vedete il bonus, quello di cui parlavo, fisico, il bonus per disagio fisico, sono 41.000 famiglie, ma io sono certa che ci siano in Italia più di 41 famiglie, e ripeto, qui non c'è un tetto ISE che potrebbero avere accesso a questo strumento, quindi vedete che si tratta di importi economici di tutto rispetto, e che
che rappresentano anche per noi un indicatore importante dello stato anche, diciamo così, di povertà energetica che esiste nel nostro paese. Una scheda, questa più che altro per chiarirvi, perché qui non c'è da fare alcuna domanda, non c'è alcun modulo. Sentite, immagino spesso parlare di riduzione degli oneri in generale di bollette elettriche. Ecco, con questa scheda abbiamo cercato di chiarirvi cosa sono, cioè sono degli importi fissi che ci portiamo dietro indipendentemente dall'operatore che scegliamo, e che sono proprio destinati a supportare l'intero sistema del servizio elettrico. Naturalmente gravano molto sulla spesa complessiva della bolletta, e il governo sta utilizzando questa leva per cercare di calmierare il costo delle bollette, va bene? Quindi è questo un po' il senso di questa scheda informativa, più che altro. Allora, ma che cosa possiamo fare se il bonus, il cui ingranaggio è abbastanza rodato, devo dire la verità, forse... però ci possono essere dei problemi nel senso di corretta applicazione oppure tardiva erogazione o rigetto della domanda per qualche difetto. Ora, l'autorità ha messo a disposizione un numero verde che ho testato personalmente, per cui insomma mi sento di dire che è molto utile, e poi addirittura un servizio per risolvere proprio le controversie vere e proprie che riguardano specificatamente il bonus. Quindi non serve fare la conciliazione di cui abbiamo detto prima per il bonus, c'è proprio una modalità smart, quindi veloce, ancora più agevole, che si può attivare per poter venire a capo di una questione sorta in ordine alla corretta applicazione del bonus. Un particolare bonus nel settore energetico è quello che ha implementato proprio recentemente il Ministero della Transizione Ecologica attraverso un'apposita piattaforma, quindi anche qui online, che riguarda la lotta alla riduzione degli sprechi idrici, per cui ci sono 1.000 euro sostanzialmente rimborso che può essere dato ai cittadini che cambiano appunto i sanitari, la rubinetteria, al fine di ridurre gli sprechi, perché ci sono alcune tipologie di rubinetteria o altro che garantiscono una più efficace controllo e utilizzo delle risorse idriche. Ve lo segnalo perché esiste, c'è una piattaforma, e se ci sono state delle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si può accedere a questo bonus. La parte relativa, ecco, alle utenze. Facciamo una pausa, facciamo riprendere fiato a Liliana. E rispondo subito ad una domanda che ha scritto Grazia Serio. Laura Stopponi ha scritto a tutti voi nella chat, lo ripeto solo per chi non l'avesse visto, che per chi volesse inviare fondi bisogna andare sul sito di Caritas Italiana, www.caritas.it, e lì troverete tutte le indicazioni. Invece, per tornare al, diciamo, centro di questo corso, Maria Caridi chiede, in attesa che si preparino altre domande, alla relatrice di precisare come si definisce la famiglia, in particolare rispetto al bonus sociale energia. In particolare chiede: chi vive da solo ha diritto al bonus? È una coppia? A te la parola. Allora, il requisito fondamentale è l'essere titolari di un contratto di fornitura, va bene? I requisiti sono delineati dall'autorità, anche una coppia, in questo caso naturalmente c'è il requisito della titolarità della fornitura e della residenza dell'immobile ha diritto al bonus.
mentre invito Liliana a togliere la condivisione dello schermo, così che puoi vedere i partecipanti che non sono oscurati, Stefania chiede di precisare la conciliazione presso l'ARERA. Nel frattempo altre domande sono gradite. Prego Liliana. Liliana? Allora, cosa in particolare della conciliazione ARERA? Ritorno. Lei ha scritto solo conciliazione ARERA, quindi allora, è un recap molto veloce però. Sì, molto velocemente. Ho un problema con un operatore, scrivo un reclamo, attendo 40 giorni, se non ricevo una risposta oppure se la risposta non è soddisfacente, allora vado sul sito della conciliazione che vi ho indicato nella scheda, ci si registra e si presenta una domanda. La domanda è naturalmente un modulo già predisposto in cui si dice il motivo per cui c'è una contestazione. Ad esempio, non ho mai sottoscritto alcun contratto con l'operatore X, oppure ricevo fatture solo stimate e quindi nonostante io mandi l'autovettura, oppure c'è stato uno sbalzo di tensione e mi si è rotta la lavatrice, mi chiedo i danni, oppure ho diritto a una rateizzazione, oppure ho avuto una rateizzazione ma non ce la faccio a pagare, chiedo che venga rinegoziata. Insomma, gli esempi possono davvero essere moltissimi. Ok. E con l'aiuto di un conciliatore ci si incontra, quindi io, Liliana, che ho il mio problema, Enel, che è il mio fornitore di energia, spiego quali sono le mie ragioni, si cerca un accordo. Allora, la domanda che segue, si prepari Claudio, a cui dopo te darò la parola, è Giovanni Benedetti che ti chiede, dalla bolletta si capisce se il bonus automatico è stato erogato? Sì. Sì, per questo la bolletta deve essere sempre consultata e esistono due tipologie di bollette, quelle cosiddette sintetiche dove ci sono i dati essenziali e quella invece analitica che è una bolletta insomma di tante pagine. Sarebbe sempre meglio avere quella analitica perché appunto ci sono dati insomma più ricchi e più dettagliati, però sì, compare in bolletta la dicitura del bonus. Un'altra domanda scritta. E poi però scusate, sul bonus comunque, se ci fossero dei dubbi sull'applicazione, si chiama quel numero verde, si comunica il proprio codice fiscale e c'è la possibilità di verificare la corretta applicazione del bonus. Sempre prima di dare la parola a Claudio, due domande secche. La prima di Raffaele, ma tutti questi bonus sono cumulabili? Tu hai già risposto in realtà, ma lo ripeti. E la seconda domanda di Stefania è conciliazione anche con mancati pagamenti? Quindi prima domanda, tutti allora, i bonus sì, sono i cumulabili? Bonus sono, sì, sono cumulabili, assolutamente sì. E naturalmente, sì, mi sembra di averlo già anche scritto. E l'altra domanda era, scusa... Conciliazione anche con mancati pagamenti? Sì, direi che la maggior parte dei casi, ahimè, presenta delle morosità quali poi si fa la conciliazione. Sì, ho una morosità, non riesco a pagare, faccio una conciliazione perché magari non ho pagato perché ritengo che la bolletta sia sbagliata, oppure non ho pagato perché non ce la faccio. Insomma, sì, capita di fare conciliazioni con delle morosità in corso. Claudio, a te la parola. Vediamo se riesco a... No, molto semplicemente, non so se faccio confusione tra i fornitori dei servizi acqua, luce e gas e invece fornitori di telecomunicazioni, ma se per esempio viene chiesta una rateizzazione e la rateizzazione non viene concessa nei tempi prima della scadenza, dopo che senso ha se devo aspettare 40 giorni? Nel frattempo come si comporta l'ente erogatore? Allora, se c'è una rateizzazione che non si riesce a pagare,
L'unica strada diventa quella di tentare una rinegoziazione. E naturalmente, se c'è una morosità in corso, l'operatore ha il diritto di procedere all'avviso di sospensione e poi alla sospensione stessa. E il discorso di attendere 8 giorni dopo il reclamo è fondamentale, perché comunque bisogna dare la possibilità all'operatore di diciamo rispondere al reclamo e magari già in fase di risposta al reclamo fare una controproposta, no? Per cui non si può pensare di fare un reclamo oggi, non attendere la risposta e domani fare la conciliazione. Alla conciliazione ci si arriva se questo primo tentativo di dialogo con l'operatore non va a buon fine, in sostanza. Va bene? Grazie Liliana, chiederei su risposte più chirurgiche perché ho 15 domande in attesa. Direi, aiuto, però c'è un ritmo un po'. Direi nell'ultimo, beh devi essere felice di questo, nell'ultimo prossimo minuto acquistiamo le ultime domande e poi acquistiamo le ultime domande e poi passiamo alla seconda sessione. Maria Letizia Belardelli ti chiede sui bonus automatici, vorrei chiarimenti sul fatto che ogni anno va fatta una dichiarazione sul sito INPS, non ho ben capito come. Allora, cioè, sul sito INPS va fatta la dichiarazione, la DSU. Basta quella, trovate tutte le indicazioni comunque, per cui basta quella per far scattare un automatico travaso di queste informazioni nella banca dati dell'autorità dell'energia. Questa banca dati dell'autorità dell'energia, una volta che acquisisce quei requisiti ISE e gli altri requisiti che abbiamo visto prima rispetto alle posizioni segnalate, le comunica a tutti gli operatori che hanno in fornitura quelle specifiche persone e da lì parte l'automatismo. È diciamo un impegno anche informatico molto importante, ma che sta funzionando. Ok, Patrizia Caratelli ti fa una domanda, tu hai già risposto, ma lo riprecisiamo. La rateazione deve essere chiesta prima della scadenza? Sì, questa è la regola generale, perché altrimenti si corre il rischio di dire vabbè, me l'hai chiesto troppo tardi, non ne hai più diritto. Quindi è assolutamente molto consigliabile, appena arriva una bolletta particolarmente esosa, ci si rende conto che non ce la si fa a pagare, si fa subito con 2 righe, veramente non è un ricorso al TAR, insomma sono 2 righe molto semplici, peraltro c'è una scheda, un facsimile di reclamo che trovate nel manuale e si chiede subito una rateizzazione. Anche a questa hai già risposto, ma te la devo richiedere. Non è stato risposto, ricorda Alessandro Bottero, se un singolo titolare di una fornitura è considerata famiglia monopersona o no. Sì, cioè ha diritto al bonus, però su questo magari, se poi abbiamo un altro po' di tempo dopo, me lo riguardo così vi do proprio anche l'indicazione specifica, se lo abbiamo specificato o no nella scheda, me lo vado a riguardare un attimo. Ricordo che basta scrivere a centrostudi@cardiasuma.it perché può rispondere anche dopo, non scade il termine oggi. Va bene, allora Fabiola laddove non lo abbiamo evidenziato correttamente nella scheda, ora me la devo riguardare, lo precisiamo anche grazie a questa domanda. Okay, insisto sulla chirurgicità anche degli interventi. Bonus è valido anche per i singoli? È la terza volta, direi di sì, lo dico io al posto della relatrice. Ma spesso, chiede Patrizia Caratelli, chi chiede aiuto arriva solo con bollette scadute, che cosa fare? Lo abbiamo già detto, sì, perché è scaduta la bolletta per un problema economico, non ce la si fa pagare, è stata chiesta la rateizzazione, sì, no, la si chiede comunque anche se i termini sono scaduti, ci si prova e se non c'è la possibilità di avere un piano rate si fa una conciliazione. Daniela Barbato chiede, su una slide si è parlato di clienti diretti e clienti indiretti, non ho capito la spiegazione. Un'altra cosa, su un'ultima slide, il bonus per cambio sanitario e vasca, ho visto che era per l'anno 2021, quindi è scaduto, non sarà rinnovato? No. Allora, parto da questa ultima, l'acquisto deve essere stato fatto nel 2021. In realtà è partita proprio da poche settimane la piattaforma per chiedere quell'indennizzo.
quel bonus, va bene? Poi se volete riguardiamo la slide. Allora, le altre erano, scusa? L'altra era invece la differenza tra clienti diretti e diretto e indiretto, sì. Il cliente diretto è colui che ha il proprio contratto di fornitura intestato a suo nome. Quindi nell'elettricità siamo tutti clienti diretti. Il cliente indiretto è il cliente che ha la fornitura idrica, la fornitura gas, magari condominiale, va bene? E quindi non ha un proprio contratto singolo con il fornitore. E qui perché il cliente principale è il condominio, va bene? Però in questo caso come clienti indiretti abbiamo comunque diritto al bonus con una modalità di rimborso diversa. Ok, non faccio più la domanda se una persona sola ha diritto a bonus perché abbiamo risposto di sì molte volte, quindi non la... No, non ma soprattutto più. Su questo manderemo anche una precisazione successivamente, visto che è molto ricorrente magari. Alessandro Bottero, a cui chiedo di rispondere solo chirurgicamente e di riservarti una risposta per mail... sostiene che i bonus non siano cumulabili. Io non posso cumulare 3 bonus per una utenza. I bonus sono usabili, ma ognuno nel suo ambito. Ossia io non posso cumulare bonus per luce, gas e altro per pagare una sola utenza. No, attenzione, sono cumulabili nel senso che io posso avere il bonus applicato sulla mia fornitura gas, posso avere il bonus applicato sulla mia fornitura idrica e posso avere il bonus applicato sulla mia fornitura elettrica. Grazie Liliana. Sulla questione dell'utilizzo o meno degli strumenti informatici da parte degli anziani, testimonio che è esattamente il problema del divario digitale, di cui peraltro ci occuperemo come centro studi fra pochissimo, e che è esattamente il tema per cui noi insistiamo da 2 anni di imparare tutti quanti a usare lo SPID e di aiutare chi non lo sa usare o non è in grado di usarlo ad usarlo. Rammento sempre che esistono i CAF e i patronati. Claudio chiede, la definizione di famiglia viene desunta dall'ISE? Allora, su questo vi manderemo una mail, altrimenti rischiamo di bruciarci il tempo per tutte le altre... Però la risposta è no, la risposta non è questa, la risposta è che la famiglia si desume dal nucleo familiare, l'ISE è la raffigurazione della patrimonializzazione interna a quel nucleo familiare. Quindi in realtà la domanda... è una domanda tecnica, la risposta è no, ma l'ISE raffigura la patrimonializzazione del nucleo familiare che è indicato all'interno di quell'indicatore, perché l'ISE è un indicatore. Ma se la rateizzazione è troppo alta e non viene accettato e non viene accettata la riduzione della rata, cosa succede? Se la rateizzazione è troppo alta, cioè evidentemente la rate... La rata è troppo alta? Come abbiamo detto, si chiede di un nuovo piano modulato sulla effettiva sostenibilità, però lo si può chiedere accedendo alla procedura di conciliazione. L'ultima domanda di Vera, visto che spesso le utenze sono domiciliate, bisogna chiedere in banca di sospendere l'addebito per avere i vari chiarimenti oppure le rateizzazioni? Allora, se c'è una bolletta particolarmente importante e che si vuole evitare il pagamento, diciamo, in automatico, sì, si fa una richiesta alla banca di non pagare quella bolletta perché magari è in corso un reclamo e poi una conciliazione nel caso. Bene, ma ricordiamo che la banca la bolletta la paga l'ultimo giorno la scadenza, per questo dicevo, appena arriva una bolletta e ci sembra che c'è qualcosa che non va in questa bolletta, diciamo attiviamoci tempestivamente. Allora, mentre Liliana ora si prepara ad iniziare la sessione sull'area tematica famiglie, genitori e persone, do una risposta a Daniela Barbato, precisando che sul bonus idrico era già stato previsto nella vecchia legge del 2021 che avrebbe riguardato gli acquisti per i ricambi di quei generi sanitari di cui ha spiegato prima Liliana nella precisazione, acquistati entro il 31 dicembre 2021 con rimborso dal 2022 in poi. La piattaforma peraltro è stata attivata esattamente pochi giorni fa. Che questo significhi che la stessa misura venga riproposta sugli acquisti del 2022 al rimborso 2023
è tutto da verificare e dipenderà dal legislatore. Liliana, a te la parola per la seconda area su famiglia, genitori, persone. Allora, eccomi qua. Famiglia, genitori, persone. Questa è un'area tematica molto eterogenea, per cui diciamo ci sono dentro una serie di argomenti molto diversi ed è una scheda, una sezione, come avete modo di notare consultando il manuale, che è sottoposta a continue aggiornamenti anche recentissimi, proprio perché sono intervenute un paio di situazioni, come vedremo di seguito, che hanno un po' scombussolato tutto quello che vi era dentro. Allora, questo vi presento in qualche slide un po' la varietà dei temi. Vi dico subito che non affronteremo ogni singola scheda e abbiamo fatto insomma una selezione nella descrizione analitica delle schede, sicuramente insomma quelle che avranno un impatto maggiore sui casi, fermo restando che se poi c'è un quesito specifico su quello che non viene presentato oggi, possiamo sicuramente integrare via mail. Allora, quindi abbiamo detto, queste sono, non so se avete scorso i temi di cui è composta questa sezione, nell'analitico andiamo ad affrontare per esempio la scheda del bonus cultura per i diciottenni, che già da un po' insomma è in attivo, che si applica ai ragazzi appunto che hanno la possibilità di una spesa di 500 euro per spese di cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, eccetera. Vi ho fatto proprio lo screenshot della pagina del sito, come vedete in questo momento i nati del 2022 possono registrarsi e al fine di avere questo bonus che diciamo può essere speso entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si è compiuto 18 anni. Questo è un bonus che prescinde dalla soglia di reddito, per cui è accessibile a chiunque. Sempre nella stessa sezione, diciamo, trovate comunque delle indicazioni su tutti quelli che sono altri contributi per gli studenti, bandi specifici, che alcuni sono proprio scaduti da pochi giorni, sono diciamo periodici, per cui periodicamente troverete delle informazioni per quanto riguarda i bonus, non so, alloggi universitari piuttosto che acquisto libri. Ecco, quelli sono sottoposti a progetti e programmi, diciamo, abbastanza di frequente con i contributi della Regione Lazio vengono messi a bando. Purtroppo alcuni di questi sono proprio scaduti da qualche giorno. Allora, andiamo ad una scheda che riguarda il contributo mensile in favore dei genitori disoccupato, monoreddito, con figli disabili a carico. Genitore, quindi è stata superata la questione solo la mamma o solo il papà, proprio il genitore monoreddito disoccupato. Il figlio disabile a carico deve avere una disabilità non inferiore al 60% e l'importo è quello che vedete scritto, cumulabile con il reddito di cittadinanza. I requisiti sono per poter accedere di reddito, li vedete in questa slide, ecco, così recuperiamo un po' di tempo. E da pochi giorni, da inizio di febbraio, è operativa la piattaforma dell'INPS, di cui vi ho riprodotto il link, che diciamo consente proprio di fare la domanda. Anche qui, come diceva Luigi, c'è il tema dello SPID, perché diciamo diventa fondamentale per accedere in realtà a quasi tutti i sistemi di cui stiamo discorrendo. Quindi ripeto, questo è da pochissimi giorni operativa la piattaforma. Scusate. Ecco. Riscorrete i valori.
Allora, sempre nel campo della disabilità, ma in realtà noi l'abbiamo messa in questa sezione, ma questo è una detrazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche che riguarda anche coloro che non hanno diciamo, una presenza di un disabile in casa. Quindi riguarda la possibilità di rimuovere delle barriere architettoniche nelle modalità tecniche che sono naturalmente indicate secondo i decreti ministeriali che trovate citati nella scheda e è valida per le spese sostenute nel 2022, quindi non è detto che sarà diciamo permanente questa detrazione. E anche qui c'è l'Agenzia delle Entrate che ha il portale di riferimento per tutte anche le questioni interpretative in ordine alla detrazione e alla tipologia di interventi. E veniamo al tema che ha, come dicevo prima, un po' scombussolato la sezione di riferimento, perché l'assegno unico e universale per i figli è andato unico proprio perché ha semplificato accorpando tutta una serie di situazioni che erano indicate nel nostro manuale, quindi va a sostituire il bonus maternità, bonus bebè, i vari assegni familiari e ed è universale perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico e naturalmente modulato secondo le fasce di reddito. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicati ai fini ISE. Ora, anche qui vi ho riportato la piattaforma di riferimento perché le informazioni anche di natura di dettaglio e tecniche sono veramente tantissime. Quello che è diciamo importante sapere è che appunto l'importo è modulato base alla fascia ISE e chi non presenta l'ISE ha un importo minimo di 50 euro, ma può presentarlo anche in un secondo momento andando a recuperare anche l'eventuale differenza dei mesi precedenti e copre appunto i figli considerando dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, laddove il figlio sia studente o cerca di lavoro. È compatibile con altre forme di misura di sostegno alla famiglia che possono essere messe in campo dagli enti locali e in caso di presenza di una disabilità di un figlio non sono previsti limiti di età e la misura è diciamo prevista a prescindere. Qui trovate diciamo la normativa come vedete insomma nel dettaglio di quello che sono le norme abrogate in virtù dell'attivazione dell'assegno unico universale e trovate anche l'esempio di come nel nostro manuale, ad esempio, abbiamo specificato l'integrazione e la sostituzione, perché naturalmente c'è anche una fase di transizione inevitabile con il bonus, ad esempio il bonus bebè, per cui è sostituito dall'assegno unico universale e può essere richiesto successivamente al 1 gennaio 2022 per i figli nati o adottati nel corso del 2021, sempre che ricorrano i requisiti che sono dettagliatamente descritti nella scheda. E ci sono davvero una molteplicità di situazioni specifiche a cui l'INPS, con un'apposita sezione dedicata a questo tema, dà delle risposte, per cui diciamo è inutile che le fate a me queste domande, il figlio tutore piuttosto che il genitore tutore o piuttosto il coniuge che ha una residenza diversa, o separato, custodia condivisa, custodia non condivisa, insomma una marea di situazioni analitiche che sono state già individuate dall'INPS e soprattutto alle quali l'INPS dà una risposta molto semplice, molto agevole, ma soprattutto, come dire, rappresenta l'interpretazione ufficiale, va bene, dell'applicazione della norma. Per cui vi consiglio veramente di scorrere le FAQ che sono presenti sul sito dell'INPS. Prima di passare a questo tema, volevo anche dire, pensavo di averlo messo, che oggi proprio è presente sul Sole 24 Ore una pagina dedicata a come sta andando questa, diciamo, le domande e in realtà siamo circa alla metà
delle famiglie con figli a carico che hanno richiesto questo contributo. Siamo ancora in tempo, nel senso che queste domande possono essere fatte fino a luglio, però attenzione, se si supera la data ultima di luglio, poi si perdono i mesi precedenti, cioè si perde l'arretrato, quindi siamo all'incirca sulla metà degli aventi diritto ed è diciamo auspicabile, come dire, che non si perda questo treno. Un altro tema diciamo che riguarda le famiglie, diciamo seppure una portata diversa naturalmente per i porti per rilevanza, è quello dei bonus TV che sono di due tipi e sono accumulabili, hanno requisiti un po' diversi. Allora, uno è l'acquisto, il bonus per l'acquisto del decoder del valore di 30 euro che ha un riferimento al reddito, va bene, e sostanzialmente consiste in questo sconto sul decoder con la previsione di un'agevolazione specifica per gli anziani che stanno ricevendo proprio in questo periodo diciamo una lettera da parte di Poste Italiane che informa circa la possibilità di vedere recapitato a casa il decoder senza quindi necessità di recarsi fuori ad acquistarlo. Quindi questa è un'agevolazione proprio che va incontro al fatto di evitare che una fascia della popolazione resti fuori la possibilità poi di come dire rimanere in collegamento, no? Rispetto al cambio dei nuovi standard trasmissivi, e quindi se non hai il decoder adeguato rischia di non poter vedere più la televisione, per cui è importante questa agevolazione specifica. Però attenzione, diciamo arriva questa lettera di Poste ma bisogna rispondere, perché se non si risponde e si dice sì, ok, lo voglio a casa, grazie, non si avrà questa agevolazione. L'altro bonus è quello per l'acquisto e rottamazione dell'apparecchio televisivo, e qui non c'è il tema del limite del reddito, è necessario però avere i requisiti che leggete con la dichiarazione di un corretto smaltimento dell'apparecchiatura, che è diciamo poi di fatto una dichiarazione che va fatta sottoscrivere al rivenditore. E qui c'è la necessità, ecco, di essere in regola con il canone RAI, salvo naturalmente i soggetti esenti dal canone RAI, che sono quelli che vedete indicati. E qui c'è uno sconto che può arrivare fino a un massimo di 100 euro. Allora, vi dicevo la grande eterogeneità di questa sezione, che riguarda anche una parte riferita alla cosiddetta inclusione finanziaria, quindi abbiamo inserito una scheda sul conto base, cioè questo strumento che consente a chiunque soggiorni legalmente in Italia, quindi compresi senza fissa dimora e richiedenti asilo politico, di poter avere un conto base con una serie di che risponda quindi a delle esigenze semplici di gestione del denaro, va bene, e che consenta anche di averlo per determinate categorie e reddito anche gratuitamente, insomma, o comunque con costi molto bassi, quindi un pacchetto di prestazioni fondamentali diciamo attraverso cui passa molto seriamente il tema dell'inclusione finanziaria. Vi ho riportato questo disegno della Banca d'Italia proprio a riprova dello sforzo anche divulgativo che di sensibilizzazione che la Banca d'Italia fa per far sì che questo strumento sia conosciuto e che sia anche come dire garantito all'interno del pacchetto di prodotti sia di Poste che delle banche, quindi di tutti i fornitori di servizi diciamo finanziari, appunto che non possono rifiutarsi di offrire a chi lo richiede un prodotto finanziario di questo tipo, con un pacchetto di prestabilito di operazioni, ha compreso il bancomat, non dà diritto però all'assegno e non dà la possibilità di andare in rosso. È gratuito per chi ha un reddito inferiore agli 11.600 euro e per i pensionati con un reddito lordo inferiore a 18.000 euro. Ora, cosa succede se
non mi viene dato su base, o comunque, e questo è un po' il pretesto anche per illustrarvi un altro strumento di tutela che è, diciamo, anche qui generalizzato per i rapporti cliente-banca. Cosa succede se ho un problema con la banca sostanzialmente? Allora, intanto trovate un facsimile di reclamo nel manuale, la scheda o il suo allegato su come si formula, va bene, un reclamo alla banca, e poi trovate le informazioni sul passo eventualmente successivo, cioè anche qui, come abbiamo visto con la conciliazione dell'energia, se c'è un problema che non viene risolto attraverso un iniziale reclamo, è stato predisposto uno strumento di conciliazione che è un po' diverso da quello che abbiamo visto prima, nel senso che è tutto cartaceo, non c'è un incontro fisico, e c'è una vera e propria decisione dell'arbitro bancario e finanziario. Anche qui ci sono guide ufficiali disposte dalla Banca d'Italia, dall'arbitro, che trovate direttamente online, e anche in questo caso vale la pena cominciare a avere dimestichezza con questo strumento, perché ha dei diciamo, risultati assolutamente di rilievo. Intanto, come dicevo prima, vale per una molteplicità di problematiche che si possono riscontrare, e i dati ufficiali della, diciamo, dell'arbitro ci dicono che circa 27 milioni di euro sono stati restituiti proprio ai consumatori, e in qualche misura hanno avuto ragione, no? Nella propria contestazione. L'arbitro bancario e finanziario ha fatto anche una indagine interna per capire un attimino meglio se come è stato percepito, come è stato utilizzato, insomma, questo strumento dai clienti, e come vedete, insomma, pare che sia molto semplice a detta di chi lo ha, diciamo, attivato questo servizio, e addirittura se ne consiglia diciamo, l'utilizzo. Quindi questo, diciamo, come strumento, ripeto, generale di tutela per qualsiasi tipo di problema che possiamo avere con la nostra banca. Credo che era l'ultima slide. Sì. Allora, mentre chiediamo a Tullia di precisare quale contributo si riferisce, partiamo proprio da questo conto di base, perché le ultime due domande riguardano questo. Domenico chiede: dove si apre? Banche, poste? E Massimo Pallottino, sul medesimo tema, ci dice una cosa sulla quale stiamo combattendo da due anni, cioè dice: io ho tentato di accompagnare qualcuno ad aprire un conto base, muro di gomma, mille ostacoli, alla fine non sono riuscito, soprattutto presso Poste Italiane. Prego Liliana. Allora, sì, è proprio per questo che abbiamo pensato di dirvi anche qual è lo strumento, diciamo, da attivare nel caso in cui si ha un diniego. Allora, come si attiva? Sia Poste che un qualsiasi istituto bancario ha l'obbligo, e nel reclamo, se volete poi magari vi faccio vedere condividendo la parte del manuale, proprio nel reclamo abbiamo anche dato la normativa di riferimento da citare, va bene, che consente, diciamo, che obbliga le banche e Poste ad avere nel proprio pacchetto di prodotti anche il conto base. Quindi diciamo, al cliente che chiede nello specifico quel tipo di prodotto, ecco, non può essere diciamo apposto un diniego. Allora, il fatto che sia proprio Poste a come dire, avere questo problema non mi stupisce, perché se voi andate a vedere sul sito dell'arbitro bancario e finanziario, che pubblica diciamo così i cattivi, tra virgolette, cioè coloro che in qualche misura escono soccombenti da questo servizio dell'arbitro, vedete che c'è proprio Poste. Ora, non nello specifico di nel conto base, perché io ho telefonato all'arbitro bancario e finanziario, perché ha un servizio telefonico che troverete nella scheda, che ho testato prima di venirvelo, insomma, a rappresentare. È molto utile e ve lo consiglio, e ho chiesto proprio se c'era una casistica di provvedimenti adottati a seguito del rifiuto di aprire un conto di base.
tasse. Ora, l'arbitro bancario finanziario mi ha detto che al momento non hanno avuto reclami, per cui diciamo non ci sono dei provvedimenti diciamo formalizzati in questo senso. Per cui se abbiamo diciamo dei casi che vogliamo seguire anche attraverso questi passaggi, potrebbe essere molto importante, perché le decisioni dell'arbitro fungono proprio da deterrenza, fanno tra virgolette giurisprudenza, come dire, perché vengono pubblicate. Quindi è molto importante, se c'è un ostruzionismo che voi registrate su questo tema, farlo venire fuori e attraverso quindi la formalizzazione di un reclamo e poi anche di un ricorso all'arbitro bancario e finanziario, che non ho detto prima, è gratuito, c'è un costo di 20 euro iniziali che poi vengono anche restituite laddove il cliente, diciamo, al cliente viene data ragione. Ok, sull'assegno unico, Tullia chiede, il contributo può essere percepito da un genitore anziano in pensione con un figlio adulto disabile? Allora, per il figlio in pensione con figlio adulto disabile. Sì, per la disabilità del figlio abbiamo detto non c'è il limite di età. Esatto. E quindi sì. Esatto. Siccome molti stanno andando via... bene, mi sembra che io ho esaurito le domande. C'è qualcuno che deve, perché nel frattempo ho risposto per iscritto per mallevarti un po'. Prego, Tullia, c'è qualcuno che vuole intervenire? Altrimenti darei la parola a Don Paolo in splendido orario. Bene, Don Paolo, a te la parola. Eccomi, sì. Io torno a ringraziare voi presenti che vi siete applicati a questo studio, e ovviamente Liliana che oggi ci ha offerto direttamente il suo servizio, Luigi, Alberto. Vorrei proporvi intanto l'appuntamento, ma lo sapete meglio di me, è per giovedì alla stessa ora, per il secondo modulo di questo momento formativo.